Dopo lo straordinario successo ottenuto con il progetto Foro di Augusto, torna la valorizzazione dei fori imperiali con la nuova tappa nel Foro di Cesare. Alla nuova Fiera di Roma torna l'attesissimo appuntamento con il Festival dell'Oriente. Il sapere è celebrato al complesso del Vittoriano nella mostra che racconta i 90 anni dell'Enciclopedia Treccani. Nella Milano dell'Expo, un'indagine del commissario Kosulic nel libro Il vigneto da Vinci di Giovanni Negri. Un'insolita passeggiata notturna nel cuore dei fori imperiali proseguirà il viaggio nella storia dell'antica Roma avviato lo scorso anno con il progetto di Piero Angela e Paco Lanciano nel Foro di Augusto. Un'iniziativa che ha raccolto un successo straordinario con 110.000 spettatori e 563 repliche ed ha ottenuto reazioni entusiaste da parte del pubblico proveniente da ogni parte del mondo. A partire dal prossimo 25 aprile sarà infatti possibile rivivere l'appassionante viaggio nella storia del Foro di Augusto e intraprendere un nuovo entusiasmante viaggio all'interno dei fori imperiali passeggiando tra i resti del Foro di Cesare. Il pubblico potrà accedere all'area archeologica dopo aver attraversato la galleria sotterranea dei fori imperiali aperta per la prima volta dopo gli scavi del secolo scorso. L'idea alla base del nuovo progetto è di ripetere l'esperienza di valorizzazione del Foro di Augusto e attraverso l'uso di tecnologie all'avanguardia raccontare anche il Foro di Cesare, partendo da pietre, frammenti e colonne presenti. Gli spettatori saranno accompagnati dalla voce di Piero Angela da magnifici filmati e ricostruzioni che mostreranno i luoghi così come si presentavano nell'antica Roma. Una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico. Possiamo quasi vedere con l'immaginazione uomini e donne arrivare qui al foro attraverso le due grandi porte d'accesso. Avvocati passeggiare discutendo sui pavimenti del colonnato. Giudici amministrare la giustizia nelle aule solenni del tribunale. Giovani darsi appuntamento qui accanto alle fontane, sacerdoti salire i gradini del tempio e visitatori rimanere meravigliati di fronte alla statua colossale di Augusto. Ogni colonna, ogni scalino, ogni frammento di marmo racconta un pezzo di quella storia. Una storia lontana, ma in fondo anche vicina, perché fatta di persone, persone come noi, anche loro con i loro progetti, le loro speranze, le loro passioni, e che attraverso queste pietre continuano a parlarci in questa dolce notte romana. Due storie e due percorsi nell'antica Roma da vivere separatamente. Singolo spettacolo 15 euro, 10 euro ridotto, ma anche in forma combinata nella stessa serata o in due serate diverse. Combinato Foro di Cesare più Foro di Augusto, intero 25 euro ridotto 17. Sarà possibile assistere ai due spettacoli tutte le sere dal 25 aprile al 1 novembre, acquistando i biglietti in loco o tramite il numero 060608 e il sito web dedicato www.viaggioneifori.it.
Immergetevi nelle culture e nelle tradizioni di un continente sconfinato. Lasciatevi trasportare dalla magia dell'Oriente, India, Cina, Giappone, Thailandia, Corea del Sud, Indonesia, Malesia, Vietnam, Birmania, Tibet e tanti altri. Festival dell'Oriente approda nella capitale il 24, 25, 26, 30 aprile e 1, 2, 3 maggio al complesso fieristico della Fiera di Roma. Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia, cerimonie tradizionali, spettacoli folcloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo e avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni. Interagite e sperimentate gratuitamente decine di terapie tradizionali. Visitate il settore sulla salute e sul benessere con i suoi padiglioni dedicati alle terapie olistiche, le discipline bionaturali. E sperimentate tutti i tipi di yoga, persino quello che sfida le leggi della gravità. Volevamo approfittare appunto del Festival dell'Oriente per presentare questa nuova disciplina che sta prendendo piede in tutta Europa. In realtà in Europa ha già un cuore pulsante, in Italia si sta accendendo adesso, che è lo yoga aereo o yoga sospeso, comunque yoga con le amache. Questa disciplina è molto interessante perché ci riporta un po' nella culla, ci riporta in un momento di sospensione in cui non c'è più la gravità e siamo cullati in questa amaca che ci aiuta a fare degli esercizi sia di meditazione che fisici, in cui diciamo che andiamo a tonificare tutto il nostro corpo. Inoltre ci saranno delle campane tibetane, ci sono molti stili che ogni persona può personalizzare e si può vedere in questo periodo in tutta la penisola grazie al Festival dell'Oriente, che ospiterà appunto degli stand di yoga aereo e di massaggio tibetano con le campane all'interno di queste amache, che è un'esperienza incredibile. In occasione dei 90 anni dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, il complesso del Vittoriano ospita fino al prossimo 24 maggio la mostra Treccani 1925-2015, la cultura degli italiani. La mostra, curata da Loreta Lucchetti, responsabile libri di pregio dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, Alberto Melloni, professore ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Modena Reggio Emilia e direttore della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna, e Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento, non è un'occasione solo per rivivere il percorso della cultura italiana, ma anche per ripercorrere la storia del nostro paese. Come un chilometrico itinerario nel sapere, filo rosso di tutta la mostra saranno i libri editi dalla Treccani, che accompagneranno il visitatore nel suo viaggio nella storia dell'enciclopedia italiana. E sono proprio alcune di queste grandi opere,
Dall'Enciclopedia Italiana al Dizionario Biografico all'Enciclopedia del Novecento a scandire il percorso espositivo. La mostra è suddivisa in tre sezioni e un prologo che racconta la nascita della cultura enciclopedica e della biblioteca della Treccani attraverso i preziosi volumi che ne fanno parte. La prima sezione, che comprende gli anni dalla fondazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana al 1945, illustra la nascita dell'enciclopedia e il dibattito culturale e scientifico che ne fu alla base. Qui saranno visibili rari documenti d'archivio, oltre ai documenti del Sant'Uffizio sugli errori sul cattolicesimo contenuti nella Treccani, che per la prima volta escono dagli archivi del Vaticano. Nella seconda sezione, che va dal 1945 al 1970, i protagonisti sono l'Italia della Liberazione e il ruolo dell'Istituto come luogo di una erudizione anti-ideologica. Il Dizionario Biografico degli Italiani è l'Italia del boom, con il racconto delle vite, il lemmario ancora risorgimentale, il metodo di lavoro degli otto tempi, con materiali che esemplificano le fasi in cui erano suddivise la stesura e la redazione definitiva delle voci dell'enciclopedia. La terza sezione, che va dal 1970 all'Italia degli anni di piombo ad oggi, è incentrata sulle scienze dure e biomediche, sul vocabolario e la lingua italiana, sulla Treccani tra arte e paesaggio, seguendo tutti i passi della rivoluzione digitale. Tra le opere più significative di questa sezione c'è la prima versione a stampa del Dialogo di Galileo Galilei del 1632, corredata da una installazione multimediale che confronta le immagini scattate dai microscopi a scansione con quelle dei satelliti. Ogni sezione è caratterizzata dalla ricostruzione di un ambiente di lavoro di ciascuna delle tre epoche raccontate, con mobili e suppellettili originali e bozze redazionali, e da una postazione video con alcuni documenti filmici relativi al periodo storico di riferimento. 90 parole, una per ciascuno dei 90 anni dell'Enciclopedia Italiana, accompagneranno il visitatore lungo l'intero percorso della mostra, da Cruciverba a Tinder, passando per Moca e Pinocchio, da Sudoki a Bosone. A completare il percorso, un focus sulla Divina Commedia e sulla sua interpretazione da parte di un grande protagonista dell'arte contemporanea, Mimmo Paladino. La terza indagine del commissario Kosulic, questa volta per raccontare una verità, cioè che Leonardo da Vinci, benché lo si dica molto poco, ed è un po' triste questo, però fu un grande viticoltore ed ebbe un vigneto nel cuore di Milano, in pieno centro, vicino addirittura a Corso Magenta, e coltivava questo vigneto proprio nel momento in cui dipingeva l'Ultima Cena. Sostanzialmente questo giallo di cosa racconta? Beh, racconta dei giorni nostri, perché è ambientato tutto nella Milano dell'Expo, che attende freneticamente l'inaugurazione di questo evento mondiale, e colui che deve inaugurare l'Expo
Spoccio, il professor Attilio Scienza, che esiste anche nella realtà, cattedra di viticoltura a Milano, che ha ritrovato il vigneto di Leonardo da Vinci, dovrebbe celebrare l'inaugurazione del grande evento, però viene rapito e forse ucciso. Di qui il commissario Kosulic che fa questa drammatica corsa contro il tempo per arrivare a svelare che fine ha fatto Scienza e per capire che alla fine tutto ruota intorno a questo misterioso vigneto che fu veramente di Leonardo. Sì, Leonardo fece vino. La ragione per cui fece vino è piuttosto misteriosa, ma anche qua provo a svelarla. In realtà la cosa che più mi ha appassionato scrivendo questo libro è capire che al di là della verità ufficiale su Leonardo da Vinci c'è poi tutta una verità secondaria e collaterale sul perché Lodovico il Moro lo chiamò a Milano, sul perché Leonardo volle andare a Milano, sui disegni di incredibili macchine da guerra che Leonardo faceva. Insomma, non c'era solo l'aspetto poetico di colui che faceva vino e che affrescava Santa Maria delle Grazie, c'era anche qualche ragione storica ben diversa di questo uomo, o meglio di questo ragazzo che arriva a Milano in condizioni anche difficili, di questo ragazzo un po' diverso con dei problemi, di quest'uomo con la scrittura che non è vero, è così strana per non far capire i propri segreti, ma forse è così al contrario solo perché in realtà fin dalla nascita o dalla più tenera infanzia aveva qualche problema di dislessia, se non addirittura di autismo. Insomma, c'è anche un secondo volto di Leonardo che è molto molto interessante. Sì, il libro accende i riflettori su quelli attraverso i moventi, perché naturalmente il giallo serve anche a questo, su molti possibili spunti che hanno dato via al rapimento e forse all'uccisione di Scienza. C'è intanto la grande presenza anche dell''Ndrangheta con la speculazione edilizia sulle aree dell'Expo. Ci sono poi altre cose, c'è la scoperta attraverso la genetica di quali furono i vitigni di Leonardo e forse la possibilità, chissà, di fare qualche esperimento tipo Jurassic Park, cioè riprodurre oggi nel 2015 quello che fu un vino del 1496, quindi qualche cosa di drammatico o di orribile o di stranissimo, dipende dai punti di vista. E poi certo la genetica che sta raccontando che i pomodori di Pachino magari invece sono stati pensati in un laboratorio di Tel Aviv o che la culla dello Chardonnay non è affatto la Francia ma è l'antica Pannonia romana e quindi l'attuale Ungheria, insomma, ridiscutere un pochino tutto, o il cambiamento climatico in forza del quale le terre adatte alla vigna e all'ulivo e all'uliveto sono terre che cambiano col passare dei secoli perché oltre alla mano dell'uomo anche la terra, il pianeta che è sotto di noi, si scalda e si raffredda un po' secondo i propri capricci. Credo che il commissario Kosulic effettivamente continuerà ad ambientare un po' come Pepe Carvaglio tutte le proprie indagini anche all'insegna del cibo. Questo per una ragione molto semplice. Poche cose come il vino e il cibo in realtà sono altrettanti bandoli della matassa per raccontare territori, popoli, persone, vite, esperienze. In realtà prendendo la storia della pasta o la storia del parmigiano o la storia della mozzarella si raccontano generazioni e generazioni di donne e di uomini, le loro fatiche, le loro speranze, i loro dolori.